Deo Palassudano. Vabbè, grazie. Continuiamo sempre in questo momento con Antonio Pellone, presidente del Comune Commerciante di Ciampino. Buonasera a tutti. Io partirei prima con una considerazione generale, perché sembra che stiamo facendo noi una battaglia contro il centro commerciale Appia. Allora, come aspetto generale, io rappresento Confcommercio, che a oggi insomma, è il sindacato più grande che c'è in Italia, e noi da sempre stiamo facendo, ormai sono 2 anni che stiamo facendo questa battaglia, ma non contro i centri commerciali in sé per sé, perché è chiaro che è una forma diversa di distribuzione che dobbiamo accettare e dobbiamo soltanto far convivere con la normale distribuzione che c'è sempre stata nel commercio. Noi stiamo facendo una battaglia contro la regione e contro la provincia perché manca una programmazione in questo senso. Già l'altra volta abbiamo accennato che praticamente il 95% dei comuni della regione Lazio non ha un piano urbanistico commerciale, lo stesso comune di Roma non ha un piano urbanistico commerciale, quindi questo permette l'insediamento di nuove strutture al di fuori di ogni sorta di programmazione. E quindi non essendoci programmazione qui cominciano i problemi quando praticamente possono sorgere dappertutto e senza gli equilibri giusti per far convivere le due diverse forme di distribuzione. E quindi questo diciamo è l'aspetto generale. Andando sullo specifico, sulla sorgente Appia, e questo per rispondere anche alla conferenza che c'è stata l'altro giorno con indicazioni abbastanza grottesche, sulla sorgente Appia c'è un progetto di un vero centro commerciale, perché parliamo di 22.800 metri quadri di commerciale. Io poi qui ho portato il progetto che in questo momento è negli studi di commercializzazione, quindi diciamo che i canali che normalmente aderiscono alla realizzazione del centro commerciale in questo momento stanno già scegliendo l'ubicazione dei locali. Quindi questo fa far capire che il progetto esiste, che è reale, è sicuramente negli organismi che dovranno poi dare le autorizzazioni. Non ci sono chiaramente tutte le autorizzazioni, in questo momento diciamo che l'aspetto commerciale, non essendo più, come ho detto prima, una programmazione, viene dato quasi di conseguenza. La problematica più importante sta nell'aspetto urbanistico, perché poi dove, così come deciderà poi dopo l'onorevole Rubbia, questo progetto è nato su un abuso edilizio quindi su un condono non reale. E quindi ancora oggi sappiamo che già c'è ancora su questa problematica. Quindi diciamo che l'aspetto urbanistico è quello che poi potrebbe far bloccare questa realizzazione. Questa realizzazione chiaramente è completamente diversa rispetto a quella che si parlava tanti anni fa, sicuramente di dimensioni notevolmente ridotte, sicuramente prevede l'integrazione della sorgente, quindi si continuerà a imbottigliare l'acqua e si continuerà a poter fornire l'acqua agli utenti direttamente sul posto. Sicuramente prevedono alcune cose che vengono realizzate per la collettività, come l'asilo nido o un teatro. Però, come dicevo prima, questo magari prendo anche il foglio, così poi chi lo vuole fotografare c'è il vero e proprio progetto. Questa anche risposta a chi ha fatto la conferenza l'altro giorno dicendo che ci sono 1.500 metri quadri di commerciale. In realtà il progetto è questo qui, sono 22.800 metri quadri di commerciale, abbiamo 3 medie strutture, un'elettronica da 3.561, un abbigliamento da 1.858, un abbigliamento sportivo da 1.308, una grande distribuzione, quindi piattaforma alimentare 3.469 e così via. Il totale è quello che abbiamo detto. Quindi questa realizzazione qua, come dicevo prima, noi faremo ogni sforzo possibile per bloccarla. Uno, perché sta al di fuori, questa come altre che se ne discute in altri posti, al di fuori di ogni forma di programmazione. E due, perché giace in un'area che crediamo che sia stata già stravolta dalle realizzazioni che sono state fatte. Roma Sud è l'area di Roma dove c'è la maggior presenza sia come numero di strutture di centri commerciali, quindi strutture commerciali, e sia ovviamente come metri quadri.
Quindi questo ha già stravolto completamente il tessuto cittadino, ma non soltanto Ciampino chiaramente ne ha sofferto più di tutti perché è quello più vicino all'area Roma Sud, però anche gli altri comuni stanno soffrendo tantissimo, stanno soffrendo quindi con le chiusure delle attività storiche, quelle dei vari comuni, quindi attività che sono fatte soprattutto con dedizione da parte di a carattere familiare, e con lo stravolgimento delle attività commerciali chiaramente si stravolge l'intera cittadina, perché abbiamo visto cosa succede nei quartieri dove poi chiudono le attività commerciali, c'è il massimo degrado, c'è la massima forma di delinquenza e quant'altro. Quindi questo discorso non è che lo si fa soltanto in virtù e a protezione di una categoria, questo discorso interessa l'intera collettività, e noi sappiamo benissimo come era Ciampino tanti anni fa, che era un quartiere dormitorio, e poi diciamo che qualche anno fa ha avuto forse un suo momento di gloria maggiore. Oggi stiamo facendo i passi indietro e la paura è quella di ritornare a un quartiere dormitorio. Ovviamente con il vedere compromesso non soltanto il tessuto commerciale, ma il vedere compromesso anche interessi privati, nel senso che svalutando il luogo si svalutano sicuramente i locali commerciali, ma si svalutano anche le abitazioni e si svaluta soprattutto il livello e la qualità della vita che poi si svolge nel comune. Quindi diciamo che questo impegno che noi stiamo prendendo, lo stiamo prendendo con tutti quanti voi, è nell'interesse di un territorio nel salvaguardarlo, almeno per quello che è rimasto ancora possibile salvaguardarlo. Grazie.